Io ripartiamo dalla famiglia, perché l'ultima volta che venne qui parlammo della sua mamma e facevo una puntata su questo. Il figlio ti ha cambiato la vita a te tanto, il 2016 arriva Tobia e tu spesso quando ci sentiamo, quando io cerco di invitarti in trasmissione mi dici sono molto concentrato sulla mia paternità. Beh, tu sei testimone di questo fatto perché per rispondere al telefono ci metti del tempo. Ci metto molto tempo perché sono totalmente assorbito. Prima di questo volevo dire una cosa sui genitori però. Io penso che c'è anche un'altra esperienza che è molto importante, quella per cui quando hai dei genitori molto vecchi diventi padre di tuo padre e di tua madre, diventi tu il loro genitore, si rovesciano i ruoli, li prendi sulle spalle, li accudisci, mentre per tutta la vita ti hanno dato protezione, a un certo punto tu devi dare una grande protezione nei loro confronti ed è il momento in cui diventi adulto. È dura, però è anche un'esperienza bellissima questa. Mio figlio è un cambio radicale della mia vita, del mio modo di guardare il mondo, intanto proprio dello sguardo sul mondo. Io sono stato un bambino, diciamo, piuttosto povero e non ho avuto confidenza con i giocattoli e ora invece attraverso mio figlio scopro con i giocattoli i nomi di tutti gli animali, anche di animali di cui non sospettavo l'esistenza. Sono finalmente diventato quasi esperto. Sì, i lemuri, io non sapevo che cosa fossero i lemuri. L'ornitorinco. Non avevo idea della quantità di dinosauri, di tipologie di dinosauri che esistono. E oggi, grazie a Dio. Cioè, e poi lo stupore, no? Reimparare lo stupore, perché per i bambini ogni momento è la scoperta di un pezzo di mondo. Noi viviamo in un mondo in cui sembra che sia stato tutto scoperto, forse perché siamo troppo bombardati di input, di messaggi, e invece con mio figlio io ho reimparato a stupirmi. Devo andare in pubblicità. Giuro che lui non ha ancora letto il libro, leggi cosa c'è scritto sulla fascetta. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta. Perché i bambini stupore. Fanno tutto. Allora, per posso la dire la volta. Verità, io ho avuto i figli molto presto, quindi li ho fatti molto di fretta. Sono una puntina invidiosa per quello che mi stanno raccontando. Pubblicità, torniamo subito con voi.